Benvenuta al consigliere comunale di Ischia Carmen Criscuolo per provare a commentare uno di questi, questo momento caldo che in qualche modo ci ha riportato a fare i conti con un argomento che ti è molto familiare, nel senso te ne sei occupata tanto e te ne stai continuando ad occupare, è quello della violenza sulle donne. Stiamo parlando in vista anche del 25 novembre, però ci fermiamo un po' alla cronaca. Abbiamo vissuto in questi giorni sull'isola diverse notizie di cronaca, qualcuna più diretta che parla appunto delle vicende che ha visto coinvolta una coppia di marito e moglie, insieme da tanto tempo, un rapporto che è terminato con una denuncia, con il braccialetto elettronico. Poi abbiamo raccontato, almeno sul nostro giornale, quello che è un processo che si sta sviluppando presso il Tribunale di Ischia, di una storia sempre di violenza. Partiamo dalla questione, culturale, perché mi sembra di capire che la violenza di genere parte da una visione della società. A che punto siamo arrivati? Intanto la similitudine di questi due episodi, così come tanti altri nel passato, è caratterizzata dal fatto che esiste un compagno, e più delle volte un ex compagno, che non riesce ad accettare il fatto che la donna decida liberamente, autonomamente, di interrompere una relazione. Questa cosa evidentemente lo destabilizza. Vuoi perché purtroppo temo che ci sia ancora quel concetto di donna uguale possesso, quindi tu donna non mi puoi abbandonare. Vuoi perché probabilmente tanti uomini si appoggiano alle loro mogli, alle loro compagne in maniera probabilmente eccessiva, sia perché è l'abitudine che hanno avuto probabilmente in famiglia, perché sono passati da una madre ad una moglie, o per l'esatto contrario, perché magari sono stati cresciuti senza una figura femminile ben presente. Comunque, qualunque sia il motivo, il succo poi della questione è sempre questo. Hanno questi momenti di, io la chiamo pseudofollia, in cui non riescono ad accettare che la donna possa decidere di allontanarli dalla loro vita. E sicuramente, e questo penso che sia fortunatamente chiaro a tutti, non è una manifestazione d'amore, non è una manifestazione di dolore, perciò parlavo di possesso e di questa forma estrema che porta poi a non accettare le conseguenze. Quindi, quando parliamo di un aspetto culturale, probabilmente parliamo di questo, non fare una distinzione tra ceti, tra educazione, tra formazione, perché non fa questa la differenza, perché qualunque genere di coppia, e soprattutto appunto qualunque genere di compagno, di uomo presente in questa coppia, qualunque sia la sua preparazione, qualunque sia il suo livello sociale, chiamiamolo in questo modo, ha o può avere questo tipo di reazione. Quindi è un qualcosa che è più all'interno, qualcosa credo che sia un più un intimo, il modo in cui il rapporto viene vissuto. Quello che fa riflettere è come queste persone subiscano delle metamorfosi, oppure come le donne ci mettano tanto tempo prima di rendersi conto di qual è la vera natura di questi uomini. Cioè, mi chiedo delle volte, ma veramente stiamo parlando di persone che sono sembrate sempre assolutamente rispettose e tranquille, per poi da un momento all'altro svalvolare e diventare così diverse? Su questo sinceramente nutro qualche dubbio. Queste vicende, soprattutto una in particolare, però ci porta a fare una riflessione che è quella che ci collega ad un altro terribile fatto di cronaca che abbiamo raccontato, ma è totalmente diverso. È vero anche che nelle case dei singoli non ci possiamo entrare? No, non ci possiamo entrare. Voglio anticipare forse qualcosa che avremmo detto dopo rispetto al riferimento che tu hai fatto del 25 novembre.
perché tantissime volte mi sento ripetere, ma che fate a fare questi incontri? Mo nello specifico probabilmente stiamo organizzando un corteo con le scuole e conosco ancora persone che dicono, ma a che serve solo in quella giornata? Intanto non è solo in quella giornata, ma quelle giornate rappresentano un momento di comunità in cui tutti insieme manifestiamo o comunque portiamo all'esterno quelle che sono il nostro modo di dire no. Ma quelle giornate, così come un lavoro fatto nel tempo di incontri, di conversazioni, di portare all'esterno, ha cambiato proprio radicalmente il modo in cui le donne affrontano questo tipo di problematiche. Un tempo la violenza domestica, per come la vedo io, era vista come un qualcosa di intimo, di privato, nelle quattro mura non si può entrare. Addirittura i genitori, una madre che magari vedeva la figlia con dei segni di violenza sul viso, veniva ammonita dal marito che le diceva: sono fatti loro, la vita è la loro, la casa è la loro. Come se una volta che la donna si sposasse con un uomo, ci andasse a convivere e mettesse su un nucleo familiare, tutto quello che succedeva in quelle quattro mura lì doveva rimanere. Ai figli non poteva essere chiesto, tabù, non si poteva parlare con un minore, alla donna non si poteva dire assolutamente niente e la donna a sua volta non diceva niente, perché andare a raccontare all'esterno quello che succedeva con il marito era una forma di violazione dell'intimità della casa familiare, ma era anche una forma di vergogna. Oggi il fatto che invece se ne parli e non sia più un argomento tabù, o meglio, stiamo cercando di fare in modo che non sia più un argomento tabù, stiamo cercando di fare in modo di far capire alle donne che essere vittime di violenza non significa aver commesso degli errori nella relazione, non significa aver commesso degli errori con i propri figli. Stiamo andando ad affrontare il dialogo nelle scuole, anche con i ragazzini più piccoli, per far capire loro che quelle manifestazioni di violenza che vedono in casa non rappresentano la normalità, ma perché dobbiamo preoccuparci oggi di formare gli uomini del domani. Se lasciamo tutto così, domani mattina la situazione non cambierà. Così siamo entrati nelle mura domestiche, facendo in modo che la donna si senta a suo agio nel parlarne, facendo in modo che la donna si guardi intorno e si renda conto che magari l'amica, la quale per tanti anni non aveva detto niente per vergogna, vive una situazione come la sua. Nasce il confronto, nasce la possibilità di aiutarsi reciprocamente, nasce, e questo poi lo andiamo quasi ad ammonire, il cittadino, il vicino, l'amico, il conoscente che sa e non parla. Mentre prima era quasi giustificato, io non entro nell'intimità familiare. Oggi, se tu vedi e taci, sei peggio di quello che commette. Quindi sta nascendo questo tipo di comunicazione che speriamo possa poi portare ogni donna a denunciare. Perché io non credo che il fenomeno, sento dire, negli ultimi anni i femminicidi sono aumentati. No, personalmente non credo che il fenomeno sia aumentato. Si è aumentata, è aumentata, sono aumentate le denunce, sono aumentate gli episodi che vengono portati all'esterno, sono aumentate le condanne, sono aumentate le misure cautelari, anche grazie ai riferimenti normativi che hanno portato ad accelerare tante misure cautelari. È aumentato questo, non sono aumentati, non è che c'è stato il virus che ha portato gli uomini a trasformarsi, c'è stato un processo di comunicazione e di portare all'esterno i problemi domestici che oggi ci aiuta tanto. E continuiamo il nostro viaggio provando ad analizzare quelli che sono i fatti di cronaca più recenti che hanno visto purtroppo al centro della cronaca due donne. Parlavamo con la consigliera Crescuolo di questa società che è cambiata, il fenomeno c'è sempre stato, ma lo sappiamo. Soltanto che oggi più ne parliamo, più ne vengono fuori. Ti faccio una domanda, le faccio una domanda da consigliere e anche da avvocato, che poi è la sua professione. Sono tanti i casi, che noi abbiamo raccontato e bisogna anche dire che lo Stato in qualche modo sta facendo dei passi. Oggi, quando finisce un rapporto, molto spesso finiscono quasi tutti allo stesso modo, finiscono con lui che chiama Troia e puttana lei, quando non c'è violenza fisica, poi c'è una violenza di comunicazione, e immagino messaggi WhatsApp, prima di arrivare
a fenomeni più gravi come quelli che sono i pignoramenti e le presenze. Quali sono le armi nel 2024, che è un punto importante a favore delle donne affinché possano difendersi? Sì, oggi fortunatamente i rimedi per aiutare le donne in maniera concreta e rapida ci sono. Bisogna dire che una delle cose che sicuramente bloccava le donne prima era proprio il pensiero di quello che sarebbe accaduto dopo la denuncia. Io denuncio, il mio ex viene messo al corrente perché è chiamato, perché è ascoltato appunto, e da quel momento in poi sì, c'era una tendenza ad un aumento di questi fenomeni. La persona era quasi in qualche modo risentita o comunque sperava di bloccare queste denunce anche con comportamenti che fino a quel momento erano stati persecutori ma non violenti e si avevano invece un aumento poi di violenza. Quindi questo portava inevitabilmente le donne ad aver paura di andare a denunciare. Oggi invece, grazie a quelli che sono sia la presenza dei centri antiviolenza sul territorio che lavorano in maniera, sono sempre più presenti, attenti e svolgono una funzione comunque assistenziale. La persona viene seguita dal momento in cui entra nel centro e sporge denuncia, racconta quella che è la sua problematica, fino al momento in cui ci sarà il processo. Quindi fa un percorso con gli assistenti sociali, con l'avvocato, con la psicologa e naturalmente con le forze dell'ordine, con le quali poi viene seguita poi dagli assistenti sociali anche negli incontri con le forze dell'ordine e quant'altro. Ancora di più esistono degli strumenti normativi che possono portare la persona ad avere il contatto assolutamente diretto con le forze dell'ordine. Non che questo prima non fosse possibile, ma comunque veniva sempre consigliato all'atto quando si doveva sporgere una denuncia di farsi accompagnare magari da un legale, farsela scrivere, insomma, farsi aiutare da un legale. Oggi invece anche grazie a quello che è l'istituto dell'ammonimento a questore nasce un contatto diretto tra la vittima di violenza, la vittima di quelli che vengono chiamati i cosiddetti reati spia, cioè quei reati che ancora non hanno portato ad avere un esito drammatico, ma che oggettivamente è provato, sono stati appunto classificati come quei reati che inevitabilmente possono portare a conseguenze peggiori. Quindi si dà la possibilità alla donna di denunciare direttamente alle forze dell'ordine e alle stesse forze dell'ordine di attivare un procedimento molto più immediato, molto più veloce. Il questore, l'agente o chi per esso che raccoglie questa pseudo denuncia può immediatamente rivolgersi all'autorità giudiziaria che immediatamente in 3 giorni emette un provvedimento che può essere quello dell'allontanamento dalla casa familiare, piuttosto che, ecco, come abbiamo visto anche di recente l'applicazione del cosiddetto braccialetto, che porta a un risultato concreto. Porta a un risultato concreto perché la donna sarà maggiormente tutelata dal fatto che ci sarà proprio una vigilanza effettiva, cioè tu ti viene applicato questo strumento nel momento in cui va ad essere violata quella limitazione e quindi c'è un avvicinamento alla vittima. Il braccialetto suona e il braccialetto viene immediatamente collegato con le forze dell'ordine che possono immediatamente agire. Quindi sicuramente ci si sente maggiormente protetti e questo fa sì che le donne possano denunciare con maggiore serenità. Le volevo fare un'altra domanda perché molto spesso, parlando di violenza di genere o di violenza sulle donne, che forse è più giusto in questo caso, noi dimentichiamo però che tutto ha origine in quello che era un rapporto che all'inizio sembrava un rapporto d'amore e poi mano a mano si è trasformato in un rapporto tossico, no? Come qualcuno lo definisce. In questa vicenda, e lei che ha seguito anche diversi casi, c'è una gradualità delle reazioni, ovvero quando finisce un rapporto c'è sempre uno che sta male e un altro che magari, diciamo, uno Qualcosa può di meglio, reagire in un sì, modo e certo. uno può reagire in un altro modo. C'è anche questa opportunità, secondo lei conviene anche valutare bene quelle che sono tutte, altrimenti diciamo solo denunciate e denunciate, però magari
ci troviamo a denunciare solo uno che sta soffrendo d'amore. No, poi... è chiaro, bisogna fare poi una debita distinzione, perché questo strumento non diventi poi uno strumento di abuso anche della parte presunta vittima. Cioè bisogna essere assolutamente attenti a cosa si va a denunciare, perché tante volte può succedere che magari anche in fase di separazione si ingigantisca un comportamento, una reazione dell'uomo, del compagno lasciato, per gettare un po' le basi magari per avere una separazione più favorevole alla donna. Cioè assolutamente questo è uno strumento di diritto, uno strumento di libertà e di tutela per le donne che veramente subiscono violenza, non deve assolutamente essere poi strumentalizzato. E su questo, quindi, è chiaro che se una relazione finisce e non tutte e due le parti volevano che finisse, ci sarà una che sicuramente starà soffrendo o comunque che affronterà la cosa con gesti che possono anche essere eccessivi, manifestazioni che possono essere anche un po' eccessive, quale può essere un messaggio di troppo piuttosto che un tentativo di andare a bussare alla porta della persona che ha lasciato sperando di recuperare. Non bisogna confondere una reazione di una persona che veramente ha una sofferenza d'amore con una persona invece che può essere poi pericolosa. Ma normalmente la pericolosità, quando noi parliamo di rapporti malati, la pericolosità comunque nasce all'interno del rapporto. Cioè la persona tira fuori il peggio di sé con la rottura, ma tante volte, e lo abbiamo visto appunto anche da questo caso di cronaca, tante volte si percepisce già mentre ci si avvia alla rottura che quella persona non ci lascerà andare pacificamente. Lo si percepisce perché si vede automaticamente nel momento in cui si sta per essere lasciati, si tirano fuori, escono fuori quelli che sono appunto quei comportamenti pericolosi, e là ti accorgi, quello è il primo campanello d'allarme, per cui poi là devi veramente fare attenzione a quelli che sono i comportamenti successivi. Non è la prima intervista che facciamo su questo argomento. In passato ci eravamo anche trovati sulla condizione che dopo la denuncia di una donna molto spesso ci troviamo davanti a condizioni in cui per le donne sarebbe favorevole lasciare la propria abitazione, acquisire una autonomia economica per affrontare poi il proseguo della vita, perché magari c'era un equilibrio in famiglia dove lavorava soltanto una persona e magari nell'equilibrio familiare c'era chi lavorava e chi non lavorava. E in passato qualche volta abbiamo commentato che c'è la necessità anche di accompagnare la donna dopo la denuncia, cioè una volta fatta la denuncia poi magari per non lasciare queste donne in balia anche della controparte, tra virgolette, certo, in attesa del processo. Oggi mi sembra invece di capire che dei passi in avanti sono stati fatti. Questo è proprio il ruolo dei centri antiviolenza, perché i centri antiviolenza in effetti svolgono questa duplice funzione, quella di aiutare la donna ad iniziare il percorso, ma anche quella poi di accompagnarla, grazie alle assistenti sociali, alle addette di sportelli, a tutte le figure professionali che lavorano in quell'ambito. Le donne vengono seguite in un percorso anche di ricostruzione della propria esistenza. La maggior parte di queste donne molte non denunciano perché anche da un punto di vista economico non sono autosufficienti, si trovano magari ad avere dei figli o anche ad essere ad essere soltanto componente della coppia senza figli, però ad essersi dedicate a 360 gradi sull'uomo, qualche volta per volontà della donna, qualche volta per volontà dello stesso uomo, che pensando in questo modo di poter esercitare un potere appunto economico sulla donna, la spinta a lasciare tante volte l'attività lavorativa per dedicarsi soltanto alla famiglia oppure a non fargliela proprio intraprendere. In questo caso una donna, oltre a ritrovarsi senza un compagno di vita, perché magari aveva scelto di passare appunto tutta la vita con quella persona, si ritrova, non è titolare, non è proprietaria dell'immobile all'interno del quale vivono, si ritrova praticamente in mezzo ad una strada senza soldi, con una separazione da dover gestire, ed ecco che qui appunto si interviene il centro, che nei casi più gravi in cui ci sono veramente delle condizioni pericolose danno anche la possibilità alle donne di essere trasferite in delle case rifugio, in dei luoghi sicuri. Una casa ben strutturata è a Marano, ma ce ne sono anche altre sul territorio campano, proprio per fare in modo che la donna intanto si possa separare fisicamente da quello che è
il soggetto pericoloso della sua vita. E poi, da questo punto di vista, stiamo lavorando con il centro dell'impiego proprio per cercare di garantire anche alle donne la possibilità di avere una sorta di corsia preferenziale per quelle che sono dei possibili impieghi, oltre alla possibilità, sempre tramite gli uffici dell'assistenza sociale, di chiedere il reddito di libertà. Quindi ci sono vari percorsi, percorso che ti porta ad avere un piccolo aiuto economico nell'immediato, anche la possibilità di avere una persona che segue eventualmente i propri figli, quindi che li aiuti nello studio, se per colpa di questa situazione che è cambiata vengono destabilizzati, ma poi appunto con il centro dell'impiego stiamo cercando di trovare un modo appunto per poter garantire delle opportunità lavorative alle donne vittime di violenza, perché non basta soltanto dargli dei soldi magari per superare la difficoltà nell'immediato, devi darle la possibilità di diventare autosufficiente, le devi dare quello che evidentemente le è stato tolto. Abbiamo abbastanza focalizzato il momento, quelle che sono le risposte che dà lo Stato e quelle che stanno dando anche le amministrazioni con il centro antiviolenza che ricordiamo è fisicamente raggiungibile a Via Morgioni ad Ischia, Sì, ma è via Morgioni, contattabile H24. dal numero di Il numero di cellulare che cellulare che possessa appunto delle addette, nonché gestito dalle assistenti sociali, vedete. H24. Che vedete anche in sovraimpressione mentre stiamo parlando. Volendo un po' allargare il discorso, questa nostra società che si trova a fare i conti con tanti cambiamenti e che oggi si trova a muso duro davanti alla violenza di genere e immagino quella più comune che rivendicano e che denunciano le comunità LGBTQ, ma davanti anche a tanti altri tipi di comportamenti che oggi sono accettati. Secondo lei dove stiamo andando? Questa è una domanda che esula dalla violenza alle donne, Sì, ma è una è valutazione chiaro. orizzontale, ecco. Dove stiamo andando? Stiamo cercando di seguire a ruota quelle che sono le modifiche velocissime della nostra società, perché ci siamo trovati in un momento in cui, ecco, c'era un po' quell'impostazione patriarcale con la famiglia costituita in un determinato modo, quindi con delle regole rigide. E nell'arco di veramente un ventennio, un tempo relativamente breve, si è avuta una metamorfosi totale. L'affermazione sacrosanta dei diritti delle donne ha giustamente tutte le altre sfaccettature che oggi la nostra società contempla. E questo naturalmente crea maggiore difficoltà, soprattutto nei ragazzi che si trovano a vivere in una società che corre. E noi, sia come cittadini che come amministrazioni, dobbiamo trovare il modo per far sì di conoscerla, di riuscire ad affiancare i nostri ragazzi in questa sorta di evoluzione, dove tutto sembra permesso, però al tempo stesso si rischia poi di farli vivere in un mondo senza regole. Cioè, bisogna cercare di fargli capire che tutti i traguardi, tutte le vittorie sono sacrosanti, che tutte le persone vanno rispettate nella loro libertà a 360 gradi, ma sempre rimanendo nell'ambito di quelle che sono, insomma, delle regole del vivere comune nella nostra società. E questa è la cosa più complicata da fare con i ragazzi, con i ragazzini, che nella loro ingenuità certe volte rischiano di essere quelli un po' più cattivelli. È su quello che bisogna lavorare. Su questo credo che le scuole, oltre che le famiglie, abbiano un ruolo fondamentale.